Il 2020 è stato l'anno del Covid, il 2021 deve essere, questo lo faccio l'augurio a tutti i toscani, l'anno della sconfitta del Covid. Ci stiamo attrezzando, ma mi sembra che il bilancio che possiamo trarre di questi ultimi mesi sia un bilancio di chi si è trovato un'ondata pazzesca, perché ricordo io sono stato proclamato, sono entrato in questo palazzo l'8 di ottobre e proprio in quei giorni vedevamo crescere a dismisura il contagio. Sostanzialmente da zero, in Toscana arrivavamo a 2.000, poi a 5.000, poi a 8.000 e ricordo quella settimana fra ottobre e novembre in cui eravamo una media di 16.000 contagi per Toscana. Pensate che l'ultima settimana sono stati 3.700, ecco che le misure messe in moto per evitare il diffondersi della pandemia sono state misure che hanno sortito un'indubbia efficacia. In questi giorni, progressivamente, dopo aver inaugurato il centro Covid Pegaso di Prato, nell'ex CREAF, inaugureremo gli spazi dell'ospedale Santo Stefano, sempre a Prato, e lo faremo probabilmente il primo giorno dell'anno. Inaugureremo gli spazi del campo di Marte a Lucca. I ragazzi che hanno tracciato, facendo fare un salto di qualità dal 37% di tracciamento quando arrivai, oggi siamo al 100%, hanno veramente collaborato tutti a superare uno stato di pandemia che vede oggi la Toscana fra le regioni che lo sta facendo in modo più efficace.